abbracciano ancora per voi i Suburban Grill. Ciao a tutti e benvenuti nella nostra cucina. Noi siamo i Suburban Grill, Massimo e Michela. E tra poco andrà in onda Grigliate Urbane, la rubrica dove si sperimenta l'eccellenza. Proviamo ad unire piatti tradizionali con tecniche innovative alla brace, utilizzando il nostro barbecue urbano insieme agli utensili presenti in tutte le nostre cucine. Grigliate Urbane va in onda sui nostri canali social, YouTube e Instagram, cliccando su Urban Grill. E infine voglio ricordarvi il nostro sito internet www.grigliateurbane.com. Siete curiosi di vedere cosa sperimenteremo oggi? Beh, mettetevi comodi e buona visione! Questa volta abbiamo scelto un bel pezzo di sottocoperta di scottona. L'abbiamo fatta tagliare squadrata con le costine perpendicolari al lato lungo. Questo pezzo è molto carnoso e così abbiamo ottenuto ben 3 kg, sufficienti per 4 persone. La sottocoperta presenta da un lato una membrana molto callosa che dobbiamo assolutamente rimuovere. Sarà molto facile distaccarla dalla carne, ma possiamo comunque aiutarci con un coltello per tagliare i punti con maggiore aderenza. Iniziamo a preparare la marinatura. Oggi è con noi un nuovo partner, Magnus, con le sue gustosissime salse. Per l'occasione ci fa provare la sua salsa barbecue, che utilizzeremo come base per fissare le spezie della marinatura. Aiutandoci con un pennello da cucina, quindi, cospargiamo l'intera baffa con la salsa barbecue. Cerchiamo di fare un velo sottile ma totalmente coprente. Ovviamente copriamo anche le parti laterali tranciate dal taglio e rigiriamo per coprire entrambi i lati larghi. Già in questa fase è sorprendente il profumo che sprigiona la salsa di Magnus. A questo punto torna a trovarci BBQ King, il re delle spezie. Proviamo il suo rub SPG a base di sale, pepe e aglio. È una miscela di spezie semplice ma allo stesso tempo molto efficace perché esalta il sapore della carne senza coprirlo. Procediamo quindi a cospargerlo in modo uniforme, prima coprendo l'intera superficie e poi tamponando con le mani in modo che resti ben fissato alla salsa. E infatti, grazie alla salsa, ci risulterà facile metterlo anche sui tagli laterali. Anche in questo caso rigiriamo la baffa per coprire entrambe le facce piane. Coperta l'intera baffa con il rub, la lasciamo riposare in frigo per almeno 8 ore. Completata la prima fase di marinatura, passiamo alla successiva, l'affumicatura. Utilizzeremo la sonda da cucina perché il nostro obiettivo sarà affumicare fino alla temperatura di 50 gradi al cuore. Prepariamo il nostro barbecue urbano. Utilizzeremo i bricchetti di carbone disposti a serpente per avere una temperatura bassa per molto tempo. Per l'affumicatura utilizzeremo i chunks di icori posizionati lungo il serpente di bricchetti. Accendiamo e attendiamo che il fumo abbia inizio. Questo succede intorno ai 60 gradi. Possiamo quindi posizionare la baffa e aspettare che l'icori faccia il suo dovere. È un pezzo di carne molto pesante, quindi facciamo attenzione quando la posizioniamo a non scoprire parti dal rub. Un'occhiata alla temperatura di partenza, chiudiamo il portello e attendiamo. Dopo circa 3 ore abbiamo raggiunto i 53 gradi e possiamo passare alla fase successiva. Estraiamo quindi la baffa dal barbecue
e la riponiamo in un vassoio con della carta argentata. La fase successiva si chiama cottura in foil e vogliamo provare a raggiungere i 95 gradi al cuore. Per farlo abbiamo la necessità di creare un cartoccio. Concentreremo un'alta temperatura al suo interno che ci permetterà di raggiungere il nostro obiettivo. Per mantenere la carne morbida e non farla seccare, iniziamo con lo spennellare altra salsa barbecue solo sulla parte superiore. Aggiungiamo un pizzico di rosmarino tritato. Impreziosiamo con le gemme di sale affumicato e infine aggiungiamo un bicchiere di vino bianco. Il vino garantirà la giusta umidità al cartoccio. Facciamo attenzione a quando lo versiamo e chiudiamo per bene la carta argentata in modo che non si riversi durante la cottura. Ora dobbiamo aumentare la temperatura del barbecue, per cui inseriamo 9 bricchetti sulla brace già ardente. Quando il nostro termometro segna i 180 gradi, possiamo inserire il cartoccio. Mettiamolo in modo da lasciare libero il filo della sonda e poter chiudere lo sportello del barbecue. Chiudiamo e attendiamo. Passano 3 ore e l'allarme del display ci avverte che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, i 95 gradi al cuore. Possiamo quindi rimuovere il cartoccio dal barbecue, ma gli diamo subito una sbirciatina. Alla vista promette bene, perché mostra le ossa distaccate dalla carne, segno di un'ottima cottura. Per non parlare del profumo che sprigiona, davvero invitante. Lasciamo riposare per 15 minuti per far ridistribuire i liquidi interni e serviamo a tavola. Possiamo quindi affettare, ma una carne così morbida potrebbe tagliarsi addirittura con le mani. È sbalorditivo l'aroma che si sprigiona al primo taglio. E come vedete sono evidenti i segni di un esperimento riuscito alla perfezione. Dalla carne succosa allo smoke ring dato dall'affumicatura. Non ci resta che gustare questo splendido piatto e buon appetito dai Sudurban Grill. Ingredienti per 4 persone: 3 kg di sottocoperta di scottona, Magnus salsa barbecue, rub di BBQ King, 200 ml di vino bianco, rosmarino tritato, gemme di sale affumicato.